Ciao, sono Virginia Raggi, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma per le amministrative 2016. Sono stata consigliere comunale in Campidoglio per 2 anni e mezzo. Innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e supportato, ma soprattutto gli attivisti che sono al nostro fianco tutti i giorni. Mafia Capitale ci ha dimostrato che a Roma la vera politica non la fanno i partiti, ma i cittadini romani. Quelli che si svegliano alle 5 del mattino ogni giorno e attendono anche ore prima che passi l'autobus che li porti al lavoro. La politica la fanno tutte quelle mamme che si fanno in quattro per trovare un asilo pubblico decente per il proprio bambino. La fanno i commercianti, i liberi professionisti, gli artigiani che pagano le tasse più alte d'Italia ricevendo servizi scadenti. La politica a Roma la devono fare i musei, la devono fare i parchi, il centro storico e le periferie. Non siamo solo una città, noi siamo storia. E qualcuno ha provato a cancellarci, speculando sulle nostre spalle. Ma ora è il momento di prenderci la nostra rivincita. Sarà un compito difficile e ne sono pienamente consapevole, ma non mi spaventa. Chi deve essere spaventato sono coloro che vogliono che resti tutto com'è. Perché non è vero che Roma non può tornare al pari di grandi metropoli europee. Non è vero che la capitale non può rinascere. Possiamo tornare ad essere città del mondo ed è il momento di riprenderci la nostra storia. Questo appuntamento così importante qui è un po' per provare a rilanciare l'immagine di Roma, che all'estero è stata purtroppo sporcata da queste brutte vicende che hanno infangato la nostra città. E per dirvi che Roma non è solo degrado, non è solo sporcizia e per fortuna non è solo Mafia Capitale. Anzi, i partiti ci hanno insegnato che Mafia Capitale è una distorsione del sistema, perché la politica ormai non la fanno più i partiti. I partiti hanno consentito che i mafiosi, la parte marcia di questa società, si sedesse al tavolo e decidesse per noi cittadini. Non è così. La politica a Roma la devono fare i cittadini, come due cittadini che abbiamo qui oggi. Io sono una mamma e ho un'attività commerciale a Roma e diciamo mi trovo qui forse perché sono stanca della vecchia politica, ma già da un po' di anni non mi ci rispecchio più, non mi ci ritrovo più. Vorrei portarvi l'esperienza di un cittadino di Malagrotta. Ogni cittadino europeo è il cittadino. Qui a Roma non è così, le amministrazioni sono lontane e ogni volta che abbiamo chiesto l'accesso agli atti o spiegazioni di quello che stava succedendo, delle verifiche che non venivano fatte, non ci hanno dato risposte. Forse la stampa estera e forse all'estero non capiscono cosa voglia dire prendere un autobus, ma diciamo che a Roma, ecco, noi ci troviamo di fronte a una sfida quotidiana. Prendo l'autobus e arrivo al lavoro puntuale, arrivo al lavoro, arrivo a scuola. Noi vogliamo cambiare completamente il sistema del trasporto pubblico. Abbiamo capito, ed è sotto gli occhi di tutti, il fallimento delle precedenti amministrazioni, che hanno probabilmente fatto dei piccoli interventi spot che non servono in alcun modo ai cittadini e alla città. Non è giusto vedere queste biciclette che sfrecciano nel traffico sfidando effettivamente la sorte tutti i giorni. Vogliamo che Roma abbia una rete di piste ciclabili collegate tra loro, in modo che i cittadini si possano spostare in sicurezza. Noi a Roma abbiamo una differenziata, probabilmente una percentuale che è anche corretta, ma una qualità di differenziata che non è affatto buona. E questo che cosa comporta? Comporta che i rifiuti continuano ad essere percepiti come un problema, come una cosa schifosa da tenere lontano, che sporca, che inquina, il percolato, i rifiuti tossici. I rifiuti li dobbiamo ripensare, i rifiuti sono una risorsa, i rifiuti possono essere utilizzati come nuove materie prime. Se noi facciamo una buona differenziata abbiamo un'ottima materia prima seconda, si chiama, ossia una nuova materia prima che viene però dalla fine del ciclo di vita di un prodotto. Quindi noi non produciamo nuove materie prime, reimmettiamo nel mercato quello che già c'è. Sarà dura, però abbiamo la consapevolezza che le nostre mani libere, lo ripetiamo sempre, il fatto di non aver ricevuto favori e di non volerne ricevere, ci porterà a non dover rendere nulla a nessuno, se non a noi stessi cittadini. Facciamo entrare le telecamere a vedere il Movimento 5 Stelle pronto per governare Roma.
guardarvi, vi prego di guardare questa sala, di guardare queste persone e di renderci conto quanto, se si vuole, veramente si può cambiare il corso della storia. Noi ne siamo oggi in questa sala la dimostrazione. Ringrazio quegli attivisti che ci hanno provato e che oggi non si vedono tra le liste dei candidati, ma sono sicuro che se è stato fatto tutto con il cuore e con lo spirito che ci ha portato qui fino ad oggi, ognuno di noi deve essere fiero di dove siamo arrivati e di quello che ci proponiamo di fare per Roma. Vogliamo veramente cambiare, ma con i fatti. E il Movimento 5 Stelle è l'unica realtà che sempre più forte si afferma e che può garantire questo cambiamento. La lista, ho visto anche i candidati che abbiamo appunto alla carica di sindaco e sono convinto di una cosa, so già chi vince, comunque vada, ma vince il Movimento 5 Stelle, ragazzi, perché quindi avanti così è solo l'inizio di un percorso iniziato 10 anni fa. Grazie a tutti. Si dice che le persone non contano, cosa conta? Conta il programma, anche perché se usciamo fuori dal programma dovete cominciare a mettere i soldi da parte, 150.000 euro, quindi non so se avete cominciato a mettere da parte un euro al giorno, non si sa mai. Però siamo in guerra, signori, e vogliamo vincere puliti e vogliamo vincere anche alla grande. Abbiamo a cuore il futuro di questa città e ci stanno lasciando dei grandi cocci, dei gran paduri. Abbiamo bisogno di persone che veramente abbiano a cuore il futuro di questa città e che non si fermino a guardare solamente il proprio orticello o che siano comandate dalle lobby di potere. Sono terrorizzati dalla vittoria del Movimento 5 Stelle. Sanno che possiamo andare a mettere le mani sul loro giocattolo, su quello che qualcuno definiva la bocca da mungere, li andava a togliere dalle mani la mucca da mungere. Farò la campagna elettorale, spero il consigliere Capitolino, forse il sindaco, ma se questo non succederà porterò il banchetto, come ho fatto prima e continuerò a farlo insieme a voi. Questo ci potete portare. Siamo qui tutti insieme, cerchiamo di dare una mano per l'obiettivo, per raggiungere l'obiettivo che è quello di, una cosa da poco, vincere e governare Roma. Io ricordo, passai i primi 6 mesi, veramente, credetemi, i primi 6 mesi della mia esperienza in consiglio comunale a dire: non sono l'assistente di Marcello, non sono l'assistente di Gerardo, non sono l'assistente di Refrongia. Per dirvi la mentalità anche che noi andremo a combattere. Non avrei mai immaginato, lo ripeto ancora una volta, di trovarmi qui. Una cosa so di certo, che chiunque dovrà superare questo ballottaggio al 5, beh, io sarò al fianco come tutti, no? Al fianco di chiunque egli sia. Quello che devono capire i romani è che non bastano 250 attivisti o dei portavoce in Campidoglio, serve che una città ci sostenga quando avremo tutti quanti conti. Manderemo via, sì, i dirigenti corrotti, inseriti chi ama, inseriti dalle mani e confermati da Marino. Un tempo per fare i colpi di Stato si compravano Kalashnikov e carri armati, oggi per fare i colpettini leggeri si comprano giornalisti. Ma sono sempre colpi di Stato, tenenti. Loro proveranno a farci scendere di livello, attaccheranno perché vogliono la nostra risposta, perché sono dei mendicanti di titoli di giornali, gli Orfini, gli Esposito, mendicano. Loro vivono esclusivamente per il titolo di giornale, sono persone che non hanno a cuore i problemi dei cittadini. Noi non possiamo rispondere alle loro menzogne, altrimenti staremo tutto il tempo a rispondere alle loro centinaia di menzogne e non a spiegare ai cittadini romani quello che vogliamo fare assieme a loro di questa città. Sono convinto che se un cittadino romano fosse sul serio informato voterebbe il Movimento 5 Stelle automaticamente. In bocca al lupo a tutti e fino al 2024.
Ciao, sono Virginia Raggi, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma per le amministrative 2016. Sono stata consigliere comunale in Campidoglio per 2 anni e mezzo. Innanzitutto ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e supportato, ma soprattutto gli attivisti che sono al nostro fianco tutti i giorni. Mafia Capitale ci ha dimostrato che a Roma la vera politica non la fanno i partiti, ma i cittadini romani. Quelli che si svegliano alle 5 del mattino ogni giorno e attendono anche ore prima che passi l'autobus che li porti al lavoro. La politica la fanno tutte quelle mamme che si fanno in quattro per trovare un asilo pubblico decente per il proprio bambino. La fanno i commercianti, i liberi professionisti, gli artigiani che pagano le tasse più alte d'Italia ricevendo servizi scadenti. La politica a Roma la devono fare i musei, la devono fare i parchi, il centro storico e le periferie. Non siamo solo una città, noi siamo storia. E qualcuno ha provato a cancellarci, speculando sulle nostre spalle. Ma ora è il momento di prenderci la nostra rivincita. Sarà un compito difficile e ne sono pienamente consapevole, ma non mi spaventa. Chi deve essere spaventato sono coloro che vogliono che resti tutto com'è. Perché non è vero che Roma non può tornare al pari di grandi metropoli europee. Non è vero che la capitale non può rinascere. Possiamo tornare ad essere città del mondo ed è il momento di riprenderci la nostra storia.